Salve YouTube, ciao! Ora speriamo oggi non trema troppo. Ciao! Volevo fare la seconda parte dei preferiti di 2014, parlando oggi di viso, corpo e capelli, tutte le cose che ci sono piaciute di più nel 2014. Ora ho il telefono in mano. Se tremo troppo? Sì, troppo, mi perdonerete perché. È difficile facendo col telefono, siamo alluvionati, ci scuserete. Allora, da dove parto? Boh. Parto da qui, dai. Io sono una big, enorme fan dei fazzoletti umidi. Vabbè, mi piaciono molto gli struccanti, quelli di Viviverde, di Ecoverde. Però ora non avevo la confezione, sì che vi faccio vedere questi, che sono comunque dei fazzoletti multiuso. Sono 72 fazzoletti di Speedy Care 1000 usi. Mi piace molto che c'è questa cosa qui perché si conservano meglio, poi ogni volta che tu tiri uno ne rimane un altro così, si chiude e li tiene belli umidi. Mi piacerebbe che Viviverde ne facesse una chiusura simile. E questi sono gli ingredienti. E che dire, 1,50 euro dal tigoccaio, le ho comprate anche mia nipote, a parenti, le ho regalate anche per Natale, non ridete, però cioè, tutti si trovano bene, poi hanno un profumo veramente, veramente buono. Spingiamoli di là. Allora, poi continuiamo con che cosa? Continuiamo con il corpo, anche se qua ci ho fatto un casino che non si capisce niente. Vi faccio vedere un prodotto Lush, non solo uno, sono vari che mi sono piaciuti. Questo è il Parole di Burro. Come potete vedere, qui ce l'ho nuovo, qui ce l'ho usato. L'ho ricomprato. Quanto qua? Qui non c'è il prezzo. Vabbè, costa intorno. Che buon odore! Costa intorno ai 8 euro. Ora con la mano sarà divertente queste cose. Si presenta così, questo è già usato, come potete vedere. Si spalma sul corpo una volta usciti dalla doccia, dalla vasca, quello che è, e sulla pelle umida e non si asciuga, non si strofina poi con l'asciugamano, si tampona l'asciugamano poi sulla pelle per assorbire l'eccesso di acqua che magari è rimasto. Comunque questo dà un'idratazione assurda alla pelle. L'unica cosa, magari non è comodo perché rimane grosso, cioè rimane uno strattino, no? Di questo burro sulla pelle, sì che devi stare attento e non levarlo, perché se lo levi, come, cioè, è inutile averlo messo. Perché lui rimane, io lo faccio la notte, no? Quando faccio la doccia, la sera, così rimane tutta la notte a idratare la pelle, perché la mattina non è indicato, secondo me, perché strusci con i vestiti e levi tutto il prodotto, è inutile, no? Però la sera, se avete pazienza e pelle secca, secchissima come la mia, sul corpo, questo è un prodotto molto molto indicato e vi dico che gli ingredienti sono perfetti, pidocchiosi qua. Cacao, burro di karité, avena, olio di avocado, cocco, olio di jojoba. Olio di mandorle, sarà quello, sì. Lavanda e sandalo. E poi eucalipto. Rosa. E quella non so cos'è. Bus. Vabbè, sarà un'altra piantina. E poi conservanti naturali. Fantastico, mi piace moltissimo. Io penso che lo regalerò anche a chi sentirò che magari ha pelle secca. Cioè, nel senso, con le occasioni. Compleanni, quello che è. Poi, continuiamo con l'Ash per il corpo. Ho altri due prodotti Lush che sono, anche tre forse quello lì anche, sono dei oli solidi per il corpo, anche questi si sfregano sul corpo e con il calore della pelle si sciolgono, diventano dei oli. Sono veramente grassi, cioè un po' ungono, però ungono piacevolmente perché vedete io ora che c'ho le mani calde, vabbè, per dire, le mani mie sono sempre ghiacciate. Comunque. Se voi sfregate il prodotto, poi viene fuori l'olietto. Ah, è buonissimo. Questa è la fragola. Bene, bene. Ora non mi ricorda, non mi ricorda, sì, non mi ricordo come si chiama.
Comunque ve lo metto una parentesina qui da qualche parte perché vado sul sito a vederlo. Questo invece è I Love Me. Questo costa intorno ai 9 euro perché è più grande. Questo è più piccolino, il cuoricino, il I Love Me, olio da massaggio. Ecco, l'unica pecca è questo cioccolato quando poi si arriva, macchia un po' la pelle, però se lo fai la sera, perché io queste cose le faccio la sera, così durante la notte mi idratano la pelle. Questo si scioglie ancora prima. È buonissimo. Ah. Comunque vi metto anche il link sotto per cliccare e vedere gli ingredienti dei prodotti. Vi dico che gli oli solidi della Lush hanno Buoninci, ma non tutti. Il terzo con Buoninci, lo faccio vedere al volo perché non so se ve l'ho mai fatto vedere, non mi ricordo. È il Scaldamuscoli. Questo stasera per il mio compagno, che già mi ha detto poverino che torna distrutto, che è quello che c'ha. Non mi ricordo se c'è l'arnica dentro, l'arnica. Vabbè. E comunque sto liberi i muscoli più che altro. Io vado c'è la scatola del set di Auschka dove poi lo conservo dentro. Sono buoni questi, cioè non c'entra niente l'uscita nelle scatoline perché così si conservano, no? Di latte, se no questi che costano un botto della Lush. Sicché io mi sono arrangiata. E ve li consiglio questi tre. Questo, oddio, vi dicevo, non l'ho usato, però quando in negozio l'ho sdrusciato bene e poi con gli ingredienti che ha è buonissimo. Quello era una parentesi. Quegli altri due già provati, amati e ricomprerò sicuramente. Poi, rimanendo in tema di corpo, vi faccio vedere la cremina che ve l'ho già fatta vedere altre volte. John Masters Organics Blood Orange and Vanilla Bone Milk. Praticamente è una crema, una lozione. Ha un odore pazzesco di vaniglia e mi piace tantissimo. Per alcuni dicono che è troppo forte, io no, cioè, mi piace. Però ovviamente non la metto tutti i giorni, ma non perché non mi piace, perché costa un botto. Per questi quanti sono? 200, non mi ricordo. 236 ml, costa intorno ai 22 euro. Questi Lynch, tranquillissimo. E c'è l'erogatore comodissimo con la pompetta, io li adoro così. E niente, lo metto di solito io. Combino questi due, no? Quando mi metto la crema corpo, che è il Giardino Cosmetico. Prima usavo molto la Vivi Verde, però ora mi sono innamorata di questo. Hanno lo stesso prezzo. Questo è la crema corpo effetto satin. Satin di Giardino Cosmetico sono 250 ml, costa intorno ai 5 euro, 4 e qualcosa. Questa è quella, l'idratazione prolungata con mandorle di Toritto, melograno e burro karité ed è buonissimissima. E niente, praticamente su tutto il corpo uso questo e poi sulle braccia. Mi piace sul petto e sulle braccia, metto questa che mi piace tantissimissimo l'odore, costa un po', però ogni tanto facciamoci sti regali, se no, Ora mi sono ricordata che mi sono dimenticata, mi sono ricordata che mi sono dimenticata in bagno di portarvi anche il gel doccia emoliente. Sempre da Giardino Cosmetico che costa intorno ai 4 euro che ho comprato e ricomprerò perché è molto idratante sulla pelle. Parlando di Giardino Cosmetico che siamo qua, vi faccio vedere il detergente intimo che è quasi vuoto, lo devo ricomprare, il rinfrescante con antibatterico, sempre di Giardino Cosmetico che trovate appunto a Hyper Soap, perlomeno io lo trovo qui. Costa intorno ai 3 euro 4. Non mi ricordo, comunque ho la scatola, sì che non vi posso far vedere gli ingredienti lì in cima, ma prometto che quando compro vi metto la foto su Instagram. Poi, ancora per i detersivi, dai, questo è il Dr. Bronner's Magic Soap, è quello lì con il tea tree, è già la seconda bottiglia che compro su Ecoverde, e che io mi faccio il pediluvio. Con questo più che altro, però ho sentito che si pulisce anche la roba in casa, per terra, i piatti. Anche nella vasca, per la pelle, cioè sul viso forse un po' meno perché è molto potente, no? Potrebbe essere aggressivo, però per il corpo, piedi più che altro, io lo adoro per i piedi e pulizia in casa. Poi c'è anche la boccetta grossa, io la seconda volta che lo prendo sempre così, che sono 65 ml, una cosa così, o di meno, 59,
vabbè, e costa intorno ai 3 euro qualcosina. Per il corpo, per le mani, perché l'altro, le ultime cose, la cremina mani di verde, che ve l'avrò già fatto vedere 500 miliardi di migliaia di migliaia di volte, però ricompro e ricompro e ricompro sempre, anche quella per il corpo. Ora ce l'ho di là, ma è quasi finita, il mio compagno lo usa. E poi questo sarebbe l'inci, costa intorno ai 2 euro, 75 ml, regalata a tantissime persone, sono trovati bene tutti. La scoperta che ha fatto sostituire un po' quella lì, al momento, mi piace tantissimo questa di Caloderma, l'Argan. Questa è la versione piccolina di 30 ml, che costa 1,50 euro lì per sopra, cioè fantastica. No, io ce l'ho sempre in borsa questa, l'ho messa prima di fare il video. È veramente, ogni volta che la metto è una goduria. Comunque l'inci è tranquillo, non è una cosa biologica, però ha un inci abbastanza tranquillo. Ma con questa luce mi sbatte qui. C'è l'olio d'argan, alto nell'inci, sì che c'è tanto, un profumo buonissimo. C'è anche, addirittura l'ho regalato, l'ho mandato all'estero, sicché pensate, piace veramente a tutti. Ora ho preso anche la versione grande, che era in un periodo, è stata in sconto all'Esselunga, ne ho presi due. Intendo prenderne altri anche piccolini, regalarli così a un'amica, ne ho 50, cioè niente. E niente, questo volevo dire. Poi, dove rimaniamo al corpo, così finisco tutto, l'odorante che uso, che mi è piaciuto tanto, che non finirà mai, sono qui, la Vera, il Roll-On. Ho pagato un botto al negozio, l'ho preso, nel negozio costano sempre di più, ho pagato 10-11 euro, 50 ml, però so che si trova su Ecoverde, costa poco. Poi, corpo, vabbè, qua, la scoperta del dentifricio dell'anno, vabbè, a parte il BioRepair, che lo usiamo comunque sempre, il Lavera dentifrice con echinacea e propolis, è buonissimo. Non vi farà miracoli, ma vi dà una sensazione di pulizia, di freschezza in bocca, veramente mi piace tanto, 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 tanto. Poi, il pediluvio. Il pediluvio di Martina Gebhardt. L'ho scoperto con ritardo, tra virgolette, perché l'ho scoperto a dicembre, lo so. Però mi è piaciuto talmente tanto che non ce la faccio a non mettervelo nei preferiti. Qua c'è un barattolino del miele che ovviamente ho riciclato perché avevo preso due. Questo è nuovo e questo l'ho messo qui dentro, già utilizzato un po', perché quando sono stata raffreddata a fine dicembre ne ho fatto un sacco di pediluvi bollenti, ne avevo bisogno. E mettevo questo, e bicarbonato e olio di lavanda e tè tri. Pediluvio veramente meraviglioso. Questo costa 1,90 euro, questa versione di 30 grammi su Ecoverde, lo potete trovare. E veramente, c'è anche la versione grossa che costa un po' di più. Che dico sempre, me la prendo, me la prendo, però prendo questi piccolini, sono anche simpatici, queste confezioni, ed è veramente carinissimo. Ora mi si scarica anche per la batteria, manca questo, football, footbath, ecco, che balma, chissà che sto leggendo. Ok, poi, questi, cosa, dove passa, i capelli, che c'è un, ecco, se non rompiamo niente, non sarebbe male. E capelli, un solo prodotto, che sarebbe il Bioficina Toscana, la maschera nutriente. Sembra che non l'ho mai usata, invece veramente l'ho usata tanto negli ultimi, non mi ricordo quando l'ho presa, tipo a ottobre, perché avevo preso un altro prodotto che l'ho regalato a una mia amica che era in Germania a quei periodi. Ora si è spostata, e lei aveva preso il balsamo, io mi ero presa questo, che l'avevo preso su Farmacia Igea, però si trova dappertutto veramente, Bioficina Toscana oramai ovunque, e meno male perché sono prodotti fantastici. E questo è un 200 ml, costava intorno ai 10-11 euro, e io, avendo capelli corti, me ne serve veramente poco, però è un prodotto che mi piace davvero tanto e mi sento di consigliarlo a tutti. Poi, questi due ve l'ho fatti già vedere nel video per i trucchi. Comunque sono i balsami labbra preferiti del 2014, che sono praticamente il Dr. Organic Lip Balm, il Roseotto, il siero, che io comunque vi dicevo che se sono in giro me lo metto anche sul viso, perché se c'è la pelle screpolata, avendo una pelle mista, tenendola secca,
di più, anche durante l'inverno, di più e più secca. Poi il Baciami di, questo costa intorno ai 6 euro, questo costa intorno ai 8 euro di Lush, che è quello del balsamo labbra, quello neutro, buonissimo. Poi il viso, e abbiamo finito. Praticamente questi sono gli accessori, che sono la cleansing sponge di One Love, quella rosa per peli sensibili, mi piace tantissimo, è a forma di cuoricino, ma quanto sei carina te. E niente, con l'acqua questa si gonfia e si lava il viso. Io di solito la passo per levare detergenti viso o magari qualche maschera, dipende come mi va, quando c'ho voglia di una pulizia profonda. Questa è pagata intorno ai 10-11 euro su The Beauty Holics Shop, che è un negozio che sta a Roma e c'è anche online. E che dire, non avrei mai pensato, perché avevo provato quella di Kiko e non mi era piaciuto per niente la Conjac Sponge, no? Mamma mia, si era aggressiva, invece questa per me è perfetta per la mia pelle sensibile. Poi i soliti muslin cloth, tipo quello di Pai e quello di Spezia Organics, e poi in bagno c'ho anche l'asciugamanino in cotone organico di Akamuti, che mi piace tantissimo, con cui io mi asciugo il viso. Che perché non l'ho portato? Non lo so, ma tanto forse lo conoscete già, è un pezzo di tipo un asciugamanino piccolino, però è in cotone biologico, tutto qua. Gli ultimi prodotti per il viso, aspettate, perché questo è un multiuso, credo. È un Calm All Over Balm di Balm e un vari burri, insomma un mix di burri che si possono mettere sul viso ma anche sul corpo. E niente, cioè, mi è piaciuto tanto perché è un multiuso, pagato intorno ai 6 euro perché era in offerta su Beauty Bay l'estate scorso, ma si trova un po' anche su Figli Miei, un po' dappertutto. Poi Martina Gebhardt. Ho preso la versione travel size di Calendula Super Protect, che è una cremina insomma abbastanza densa, che si può mettere come contorno occhi secondo me, ma anche più che altro sulle parti del viso molto secche o irritate o arrossate. Questo in 15 ml, pagato intorno ai 3 euro o 3-4 euro. Poi da The Beauty Holics Shop, dove ho preso la sponge, la Conjac Clay Sponge, una cosa così, ho preso quella volta anche il One Love Organic sempre. Quando ho parlato allora. Il Foaming Cleanser, è un detergente per il viso, capelli e corpo, è un multiuso 3 in 1 e l'ho voluto provare, però vi dico che l'ho provato soltanto sul viso e mi piace, però tira un po' a volte, più che altro secondo me ancora sarà più indicata ancora in estate. C'è anche la versione del boccettone grande, invece questa qui piccola di 67,5 ml, costa intorno ai, io l'ho preso in offerta da 7 euro, però so che ora costa intorno ai 9-10 euro. Vi metto tutti i siti nell'info box del video, non vi preoccupate. E il viso finalmente. Il viso, sì, continuiamo. Allora, forse ve l'ho già fatta vedere, vi ho già parlato della crema Vanilla Pod Hydrating Day Cream Antipods. Fu la scoperta del 2014 come crema viso. Io l'ho amata, l'ho straamata, perché per la mia pelle mi sta tenendo al secco, è una meraviglia. Un odore buonissimo di vaniglia, poi lascia la pelle di seta. Infatti, questo era dentro un kit che c'era anche l'olietto, il Divine Oil, comprato su Naturissimo. E ora devo dire che ho messo le note nei video di quando dicevo, in vari ultimi video vi ho detto che Naturissimo purtroppo mi aveva perso il pacco e non mi rimborsava. Invece finalmente dopo 2 mesi mi hanno rimborsato tutta la cifra intera di 46 euro. La Emily, la ragazza che si occupa del customer care, boh, una cosa così praticamente dei clienti, è stata grandissima, si è sforzata al massimo e mi ha fatto dare il rimborso. PayPal dormiva, va bene. Comunque è andata, sicché intendo assolutamente dare una seconda chance a Naturissimo, ordinando di nuovo, magari ordini più piccoli, intorno ai 20-25 euro.
E dicevo, l'ho presa lì e lì c'è sempre. Non so perché sui coverdo ho parlato con l'Alice, non so perché non ci sono questi mini set, peccato perché costano molto meno per poter provare i prodotti. E il set lì costava intorno ai 17-18 euro. Comunque questa crema intorno ai 50-60 grammi costa intorno ai 33-34 euro. Mi devo soffiare il naso ora. E io emoziono come sempre. Purtroppo l'inverno mi fa questo effetto e niente, questa rimarrà a lungo, per un lungo periodo, la mia preferita. E prima o poi farò lo sforzo di prendere la versione intera. Sempre in Antipods, è arrivato tardi, novembre, dicembre, non mi ricordo, però mi è piaciuta tanto. E la crema occhi, mi è piaciuta tanto, la Antipods Kiwi Seed Oil Eye Cream. Vi dico che io la metto sugli occhi, ma anche su... le righe di espressione della bocca, intorno alla bocca, e mi piace molto, però non mi piace il prezzo, sì che non so di sicuro se la recupero perché costa 30 ml, costa 33 euro, è tanto tanto, veramente tanto, cioè prendo il 60 ml da crema viso, comunque mi durerà tanto, perché la sto usando 3, 4, 5 volte alla settimana anche e mi sta durando perché ne basta veramente poco, idrata tantissimo, molto molto. Molta idratazione, meno male perché ci serve al contorno occhi. Poi, questo è un campioncino sempre preso su Naturissimo di Pi Skin Care, che è il struccante Gentle Camellia Rose Gentle Hydrating Cleanser. Questi sono dei campioncini che ho già provato altri 4, sì che vi posso dire che è buonissimo, però non so se comprerò perché la versione intera costa tanto, tipo, non mi ricordo, 25-30 euro. Invece questo... Ora che è anche aumentato di prezzo, perché quando l'ho preso io era 23, ora è 27, è il famosissimo Pi, dalla Pi Skincare, il olietto per il viso, il Rose Hip Bio Regenerate Oil, che praticamente ha la rosa canina, se non sbaglio, ora non c'è la scatola, e il retinolo, che è vitamina A. Ed è veramente... Ce ne basta veramente poco, cioè io l'avevo usato tutto l'anno, non lo so, e non sono nemmeno alla metà. Ha la pipetta a contagocce, mettete tipo 3, 4, 5 gocce quando avete bisogno e li spalmate sul viso. Io direttamente con questo, con il cosino delle gocce, non lo metto nemmeno sulle mani, lo metto proprio sulla faccia, magari piego un po' la testa dietro. Lo metto sulla faccia perché se lo metto sulle mani magari mi prende il prodotto, le mani lo ciucciano perché la pelle assorbe, sicché lo metto direttamente sul viso e poi con le mani lo massaggio, che un pochino mi verrà sulle mani, però comunque preferisco questo modo qua di mettere gli oli. Poi per il viso abbiamo il Giardino Cosmetico, il dermoprotettivo, lo struccante occhi e labbra, che è un bifasico, vedete che si separa veramente tranquillissimo, costa intorno ai 5 euro, 4-5 euro, e 125 ml, veramente ottimo. Questa è la cremina che ce l'ho da 100 anni, siamo a metà. Io la metto soltanto mischiata al fondotinta, al So Bio, perché praticamente da solo quello un po' pastoso mi fa l'effetto maschera screpolata, brutta. Però insieme alla crema viso, che potrei mettere questa ma mi viene da piangere quanto costa, quando magari ce l'avrò la versione grande la mischierò a quella. E la mischia è questo qui, che è il siero viso prima i rughieri dell'idea, che veramente mi fa proprio un mix di una cremina colorata fondotinta con una coprenza comunque media che mi piace tantissimo. Questo costa intorno ai 10-11 euro in 30 ml e se lo sta mettendo comunque mio compagno e gli piace molto. Poi l'ultimo prodotto, c'ho mal di schiena. L'ultimo prodotto è il Dr. Organic Rose 8 Face Mask. Questa l'ho regalata anche ai miei cognati, ai miei cognate. Anche mio cognato se l'è fatto, mi è piaciuta tantissimo. È la maschera di Dr. Organics, la più famosa, la conoscete sicuramente già tutte. È una Deep Cleansing Anti-Aging Restoring Face Mask. È un 125 ml, costa intorno ai 11 euro. E non fa miracoli, però comunque fa una... Quando la uso, quando faccio la pulizia del viso, mi strizzo tutti i punti neri, le cose... Per le pelli sensibili va bene perché non è aggressiva come l'argilla verde da sola che a me mi spacca tutta la faccia. Sì che per me, per le pelli sensibili, questa è straindicata. Ragazzi, questo era il video. Ce l'ho fatta. Il video dei preferiti viso, corpo, capelli del 2014. E fino al prossimo video vi mando un bacione a tutte.
tanti baci e abbracci dalla Toscana, ciao!